E allora eccoci qui per la seconda parte dello speciale Lost per i 10 anni dall'inizio della serie. Se non avete visto la prima parte, ve la linko qui. Non è importante averla vista, però lì vi apro il mio cuore su Lost, quindi mi piacerebbe che la vedeste. E se l'avete già vista, allora proseguiamo con il racconto della genesi dello show. Pronti? Via! Giovedì 8 gennaio 2004. Brian Burke, giovane produttore, ha appuntamento con J.J. Abrams in un ristorante a Beverly Hills. J.J. Abrams è seduto al tavolo a lavorare al pilota di una nuova serie, The Catch, dedicata a un cacciatore di taglie. Quando Burke arriva, Abrams gli mostra un copione che l'ABC gli ha mandato quello stesso giorno. La sceneggiatura per un episodio pilota dal titolo Nowhere, da nessuna parte. La sola cosa che si sa è che riguarda alcune persone bloccate su un'isola deserta. Il progetto gli è stato mandato da Lloyd Brown, presidente della sezione entertainment dell'ABC, che aveva già proposto l'idea nel 2003, quando in vacanza alle Hawaii, guarda caso dove poi la serie è stata girata, dopo aver visto Castaway, iniziò a pensare a uno show che fosse un po' il Signore delle Mosche e un po' il reality show Survival, in cui un gruppo di persone deve sopravvivere su un'isola deserta con poche risorse a disposizione. E aveva già un titolo in mente, Lost. Così a una riunione dei direttori dell'emittente, Brown propose proprio Lost. Il resto dell'assemblea accolse però freddamente l'idea. Venne tuttavia assunto uno sceneggiatore, Jeffrey Lieber, per la prima bozza dello show, ma il risultato fu deludente. Il titolo era stato cambiato in Nowhere e il contenuto stravolto. Così Brown decise di rivolgersi a J.J. Abrams. Ma torniamo al ristorante di Beverly Hills. Burke legge la bozza e capisce subito che l'idea di base è troppo povera. Alla fine del primo episodio non c'è già più niente da raccontare. E confessa inoltre a Abrams che il suo sogno è quello di realizzare un programma con spunti fantascientifici. E Abrams gli propone: perché non fare questo programma su un'isola deserta? Il giorno dopo Abrams chiama Brown per discutere i temi fondamentali per dare spessore all'idea di base: l'uomo contro l'uomo, l'uomo contro la natura e l'uomo contro l'ignoto. L'isola sarebbe diventata quindi non solo un luogo di misteri e segreti, ma un vero e proprio personaggio all'interno della narrazione. Brown è entusiasta e dice ad Abrams di iniziare a lavorarci subito. Inizialmente però egli rifiuta, poiché deve lavorare al già citato The Catch. Ma Brown dice che gli affiancherà uno sceneggiatore con cui lavorare. Nel frattempo il giovane autore Damon Lindelof da tempo pressa la segreteria della Bad Robot perché vuole lavorare a tutti i costi ad Alias, altro progetto di J.J. Abrams. Gli viene proposto di impressionare il capo con qualche idea relativa a questo nuovo show ordinato dall'ABC, ambientato su un'isola misteriosa. Se farà bene, il posto in Alias sarà suo. Il contributo di Lindelof è da subito essenziale. Oltre a ideare la scena iniziale del risveglio di Jack, secondo lui bisogna ribaltare l'idea che i sopravvissuti vogliono abbandonare l'isola per tornare a casa. E quindi bisogna trovare un motivo valido per far desiderare a quei personaggi di rimanere in quel posto. Abrams è molto colpito dalla proposta di Lindelof, e a questo proposito suggerisce l'idea che i sopravvissuti potrebbero restare sull'isola alla ricerca di una botola misteriosa. Tutta la prima stagione potrebbe basarsi su questo espediente. È il 12 gennaio 2004 quando Lindelof crea il cosiddetto documento di mezzanotte, dal titolo Tutto ciò che sappiamo finora, dove riunisce le idee sue e di Abrams su quello che sarà poi Lost. Tra le altre idee iniziali, Jack doveva morire alla fine del pilota e il suo posto sarebbe stato preso da Kate, alla guida dei sopravvissuti. Charlie era stato pensato come un anti-eroe tossicodipendente, ma poi, pur restando un drogato, il ruolo di canaglia andò a Sawyer. Locke era un giovane dirigente in ottima salute. Kate, Charlie e un'altra quindicina di superstiti sarebbero tornati all'accampamento, scoprendo che il resto dei naufraghi era misteriosamente scomparso. Dopo alcuni giorni si consegna così una traccia di 26 pagine all'ABC. Il giorno dopo Brown chiama Abrams. L'ABC ha dato l'ok all'episodio pilota di Lost, basandosi solo su quella scaletta, manco su una sceneggiatura. Abrams e Lindelof, come già detto poco fa, volevano in origine uccidere Jack alla fine dell'episodio pilota. Ma Steven McPherson, allora capo della Touchstone, dice: ma come potete chiedere al pubblico di fidarsi di questo dottore per poi ucciderlo subito dopo? Lunedì 26 gennaio, in una riunione dell'ABC, si decide così che Jack non morirà nell'episodio pilota. Visti i tempi strettissimi, Burke e Lindelof chiedono ad Abrams di dirigere l'episodio pilota. E lui accetta. A detta di Sarah Kaplan, produttrice di Alias, quella di Lost è stata la pre-produzione con il minor tempo a disposizione, solamente 6 settimane. Il primo problema è la location. Non si può infatti ricreare una giungla in un teatro di posa con così poco tempo a disposizione. L'ABC propone l'Australia, ma la mattina in cui la Kaplan deve prendere l'aereo per recarsi proprio in Australia, cambia idea all'ultimo e chiede di farsi portare alle Hawaii. E lì le basta veramente poco per prendere una decisione. Nel frattempo si unisce alla truppa anche il direttore della fotografia, Larry Fong. Scelta che lascia con più di qualche dubbio l'ABC, poiché fino ad allora Fong aveva diretto solamente spot pubblicitari o video musicali. Ma Abrams non ammette repliche, lui vuole Fong. Fin dall'inizio si decide che l'aereo deve essere vero e viene recuperato in un cimitero degli aeroplani nel deserto del Mojave. L'aereo viene sezionato, trasportato con una chiata alle Hawaii e lì rimontato. Nella scena del disastro sulla spiaggia viene inoltre previsto che una delle ali dell'aereo rimanga sospesa in aria, ed Abrams vuole assolutamente che sia vera e non ricreata al computer. Sempre la Kaplan racconta inoltre l'origine dell'idea degli orsi polari, e in macchina con
Abrams, il quale sta pensando di inserire qualcosa di anomalo nell'isola. Pensa a un cinghiale selvatico, che poi però non è così tanto strano su un'isola. Oppure un rinoceronte. E lei gli dice, beh, se ci mettessi un orso polare, sì che sarebbe anomalo. La scena del disastro è così reale che le autorità locali ricevono telefonate allarmate circa un disastro aereo, obbligando la truppa a diramare un comunicato stampa dove spiegano che stanno girando una serie televisiva. Le riprese durano 3 settimane e nel bel mezzo di questo un giorno un responsabile del network dell'ABC chiama Abrams, chiedendogli di girare un finale alternativo e farne un film TV di una sola puntata. Ma lui risponde che è impossibile perché tutto l'episodio pilota è stato scritto per farne e poi una serie TV. Ritornando su questa storia, Abrams e Lindelof avevano pensato a un possibile epilogo. I superstiti che mandano un segnale radio di SOS e dalla giungla saltano fuori due tipi in tuta da lavoro che gli dicono: non siete su un'isola, siete in Florida. La pre-produzione iniziò il 26 gennaio. Gli interni dell'aeroplano furono girati il 9 marzo a Los Angeles, mentre il lavoro alle Hawaii cominciò il 17 marzo e terminò il 24 aprile. La genesi di Lost richiese poco più di 4 mesi, un caso più unico che raro nella storia della televisione. Verso la metà della prima stagione Abrams lascia la serie per dedicarsi al suo progetto di Mission Impossible 3 e collaborerà in seguito col team di Lost solo saltuariamente. Damon Lindelof ha già avuto qualche esperienza come produttore esecutivo, ma non si sente pronto a gestire l'intera macchina dello show, per cui chiama a bordo Carlton Cuse. Cuse ricorda che ci credevano talmente in pochi in quello show che loro praticamente potevano fare quello che volevano e si impegnarono quindi a creare un prodotto di nicchia che potesse essere amato dai cultori del genere. Il successo inaspettato dello show spiazza i suoi creatori, perché tutto è stato realizzato in pochissimo tempo e con poche idee sul futuro. Così la prima stagione è soprattutto costruzione dei personaggi, inserimento di elementi di disturbo e mistero e naturalmente la botola, l'unico elemento previsto fin dall'inizio della scrittura. Come ha poi confessato Lindelof, fino alla messa in onda del primo episodio non era stato ancora pensato nulla riguardo alla mitologia della serie, tranne che i personaggi fossero finiti sull'isola per un motivo preciso, ovvero prender parte a una specie di lotta tra il bene e il male. Backgammon. I tratti generali della mitologia verranno abbozzati solamente dopo la fine della prima stagione, durante un campeggio che Lindelof e Cuse organizzarono per il team creativo di Lost, durante il quale si iniziò a parlare per esempio della Dharma e di Jacob. Bene, anche questa seconda parte dello speciale è conclusa, ora non resta che scoprire qualche curiosità su Lost. Stavolta cliccate sulla maglia Dharma.